Ciao ragazzi, sono Umberto Penna, preparatore atletico di ciclismo da un po' di anni, sono collaboratore del centro studi della Federazione Ciclistica, nonché formatore degli allenatori campani, a cui mi sento molto vicino in questi ultimi tempi, soprattutto poi in particolare alle categorie esordienti, allievi juniores, che purtroppo si sono ritrovate all'ultimo minuto con le gare ormai vicine e con una condizione eccellente a dover purtroppo rinunciare, e quindi tutti quanti sono balzati sui rulli per poter mantenere la condizione fisica, quindi ciclo simulatore non posso. Ovviamente questa può portare ad un'esagerazione dell'utilizzo del mezzo meccanico speciale. Allora, visto che siamo in un periodo dove ancora non sappiamo quando andremo a gareggiare, io ho pensato di poter proporvi un'alternativa che sia un po' più completa rispetto a quello che è l'utilizzo del solo mezzo. Per cui, cosa migliore se non un buon circuito di muscolazione di base? Ho pensato quindi ad un circuito di body weight fatto con esercizi a corpo libero o al massimo con qualche piccolo attrezzo. Ho scelto una serie di esercizi più adatti al ciclista e ho messo su quindi una stazione, un circuito di 12 stazioni, dove ad ogni stazione noi lavoreremo per 30 secondi ad elevata intensità. Dopodiché avremo 10 secondi di intervallo durante i quali voi dovrete ovviamente cambiare stazione. Questo tipo di circuito durerà intorno ai 6 minuti. Finito questo circuito noi non termineremo o non ripeteremo immediatamente il circuito, ma qui sarebbe un po' la cosa che io vorrei proporre: andare sui rulli e realizzare dai 10 ai 15 minuti, a seconda della categoria, di lavoro di agilizzazione, quindi un trasferimento muscolare ad una RPM intorno ai 105-110 ad intensità da medio. Questo blocco di circa 16 minuti andrebbe ovviamente già bene per gli esordienti, o al massimo potremmo ripeterlo due volte, mentre sicuramente per gli allievi e per gli juniores potremmo proporre questo lavoro 2, 3 o 4 volte. Ovviamente questo lavoro viene sempre affiancato da un buon riscaldamento e da un defaticamento. Il tutto ci porterebbe a una seduta non più lunga di un'ora e qualcosina, quindi una seduta sicuramente con delle caratteristiche diverse dal solo pedalare, con delle modificazioni muscolari di ordine diverso, probabilmente sarà anche più motivante per voi, sicuramente potrebbe risultare anche più divertente visto il periodo. Forse ne avremo ancora per qualche mese, per cui sarebbe questo un buon inserimento nel vostro piano settimanale. Io vi auguro un buon lavoro, sperando di esservi stato utile. Ciao! Prima di iniziare vi volevo ricordare che questo qua è un video allenamento, per cui voi non dovete altro che eseguire quello che vedrete nel video. Ci sarà Giuseppe, il mio atleta, che vi farà praticamente l'esecuzione del gesto e voi vi allenerete insieme a lui. Vi dovete solo procurare una barra, un manubrio piccolino molto leggero, un manubrio da 2 kg, potrebbe essere anche 3 kg, e eventualmente un deck, in questo caso io uso il deck, o eventualmente anche una sedia. Questi sono i 3 attrezzi. Ok ragazzi, buon lavoro! We'll be right back.
soprattutto per i più giovani, per i meno abituati, è opportuno abbassare il livello dei 30 secondi a 20, in modo tale che possiate fare una maggiore pausa tra i due esercizi, ok? Ragazzi, dopo un'esercitazione così intensa come avete visto, non possiamo che finire con degli esercizi di stretching, li raccomando, per cui ne consiglio almeno 5 da fare con calma, con una buona respirazione, e questo è il nostro lavoro, alla prossima!